Benvenuti e bentornati in una nuova live del giovedì sera, come ogni giovedì alle 19. Finalmente parliamo di Rolex, perché poi alla fine lo so che vi piace parlare di Rolex, è inutile stare qui a girarci attorno. Parliamo di Rolex, parliamo anche di Patek, in realtà delle ultime novità, dei listini, perché Patek, insomma, a quanto pare ha un po' perso la bussola rispetto a quelle che sono le richieste a catalogo di determinati modelli c'è anche una particolarità del mancino che voglio approfondire insieme a voi ma anche insieme ai nostri ospiti come sempre il nostro guido direttamente dalle terre partenopee e poi la web star uh, the, the best of uh, lo zio poli buonasera 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 buonasera, zio. buonasera. Allora io comincio a bomba perché questa mattina ci siamo svegliati con una notizia che ha fatto tremare tantissime persone. Rolex dimezza la produzione fino a marzo 2023. Ora, questa circolare che aveva iniziato a girare sui forum, su alcune chat, su alcuni gruppi è arrivata naturalmente anche nel, gru nel nostro gruppo Telegram. Uh, e um, da subito ha eh, diciamo, dato adito a dei dubbi perché c'erano per esempio degli errori grammaticali nel francese anche una, una formattazione un po' strana insomma abbiamo iniziato a discuterne abbiamo iniziato a discutere del fatto che se fosse stata vera probabilmente si sarebbe trattato di un'operazione di marketing da parte di Rolex e dato che Rolex non è nuova anche a circolari di questo tipo come è successo per esempio nel periodo covid dopo, dove annunciarono lo stop alla produzione per dieci giorni ehm, allora abbiamo iniziato ad analizzare la faccenda ne è saltato fuori che nel 99,99% ,99 dei casi questa circolare chiaramente è falsa non dico 100% perché di sicuro ci sono soltanto le tasse e la morte però la circolare diciamo che è falsa. Da una indagine, però, da un'analisi no, che si può fare del mercato oggi sono saltate fuori un paio di notizie, in realtà, interessanti, che riguardano questa, questa faccenda e che riguardano questa circolare. Eh, e ne voglio parlare tra poco perché ho recuperato un paio di articoli che possono essere sicuramente carini da, da leggere assieme. Prima ancora, però, di questo io volevo parlare. Eh, zio, Che cos'è, una partnership? È uno sponsor? Ci pagano? No, visto, visto che l'argomento è scottante, io ho preparato Grazie. un bicchiere d'acqua e i guanti da forno, hai capito? Va bene prima ancora, prima ancora, dei guanti Così. da forno. Oggi oggi Parliamo le parlo. Allora. Partiamo Prima bomba. ancora io eh, volevo innanzitutto salutare eh, tutti, tutti gli amici che sono già collegati eh, ora eh, fra un po' arriviamo anche ai commenti, anche alle domande Prima ancora di questo, insomma, Patek Filippo, ci sono state delle presentazioni e volevo fare insieme a voi un'analisi di quelli che sono i listini di questi orologi Uh, perché Pater Filippa ha dismesso da un po', anche se poi in realtà continua ad essere presente in varie versioni il suo famosissimo Nautilus in acciaio, il 5711, che continua però ad essere presente al catalogo, eh, così come è presente il 5712, per esempio, sia in acciaio, sia l'ultimo bellissimo in oro rosa, ma anche l'ultimo eh, in, um, um, in oro bianco, così come è tornato il 5990, che è praticamente in acciaio, che è praticamente lo stesso orologio che già c'era prima. C'è questa novità dell'ore ehm, del mondo cronografo in acciaio, però insomma la cosa particolare è che eh, i listini sono veramente fuori di testa. Facciamo un esempio. Ad esempio ehm, prenderei questo mancino in platino e vi dico anche una cosa simpatica di questo mancino. Uh, il listino, vediamo se lo trovo subito, no, prezzo su richiesta, comunque avevo visto uh, il listino di 318.000 euro, che per un rattrappante modulare in platino eh, siamo un po' oltre quello che si, si può immaginare, insomma, siamo praticamente a prezzi da Reseller. E questo volevo dire, cioè è possibile secondo voi che le aziende abbiano iniziato a voler sfruttare il loro vero valore sul mercato, quantomeno Patek, che ehm, ha iniziato a chiedere i soldi che prima chiedevano i, i reseller. Cioè per un platino 318 mila euro è roba da asta, non da, da listino, almeno non fino ad oggi. E sto parlando del mancino, insomma, torniamo un attimo sul mancino così ce lo guardiamo insieme eh, questo è un esempio ma ci sono altri Patek che sono stati presentati che hanno listini da 200, 300 l'acciaio eh, ha un listino di 60.000 se, se non ricordo male 65, lo andiamo a prendere subito insomma listini che 64.390 euro listini che sono credo difficilmente oggi giustificati dall'inflazione o dalla crisi energetica eh, che cosa ne pensate, zio? Che cosa, cosa pensi? Quale pensi sia la strategia di Patek in questo momento? Ma eh, secondo me loro hanno fatto quello che, come hai detto prima, tanti pensavano di fare e nessuno aveva ancora fatto: cioè, ha detto, se i reseller vendono i nostri orologi a una tal cifra, noi ci andiamo molto, molto vicino e poi li vendiamo direttamente noi e guadagniamo sempre di più, anche se. Non so poi questa cosa eh, se farà bene o male al marchio. Io mi ricordo anche una non eh, ovviamente un aumento del genere, ma mi ricordo Zenith tre o quattro anni fa quando di Punto in Bianco diede mille euro a tutti i stili Cioè ogni orologio che aveva diede, ha dato mille euro d'aumento. Sono mosse un pochino sì. azzardate. Secondo me. Dopo loro hanno ancora dei prezzi umani. Perché stavo guardando adesso un attimo. Sul catalogo per dire Omega ci sono di queste cose qua. Sì, il Turbillon sì. a 732.000. Quindi cioè, ci sono ogni tanto delle cose eh, veramente, veramente fuori da, da, da ogni logica. Qui mi sembra che si sia alzata un pochino l'asta perché 300.000 euro per un orologio, seppur in platino, seppure il blasone più importante del mondo. Allora, questo è, è 318.000 euro per un oro sì. bianco carica manuale naturalmente grandi complicazioni perché sì. parliamo insomma del cronografo rattrappante questo però non è un particolare, particolare però sono 318.000 euro cioè, sono un sacco di soldi per un orologio insomma che sì sicuramente vale ogni centesimo però mi pare un pochino esagerata come, come cifra ecco però, d'altronde, se consideriamo che gli acciaio sono a 65.000, diciamo che questo è 5 volte tanto, eh, che effettivamente è una proporzione è già questa un po', un po' alta, perché se consideriamo gli altri marchi, eh, ma no, poi, a fin dei conti no, è verosimile, perché pensavo ad Omega per dire lo Speedmaster normale in oro, Qui da un loro prodotto in acciaio a uno in oro più complicato, sì, sono circa 5 volte di più. Quindi c'è una certa proporzione, restano comunque tantissimi soldi, una quantità di soldi esorbitante, secondo me. Il problema è che alcuni collezionisti, guardavo per esempio la live di Andrea Casalegno, IM Casa e Giorgione su Instagram, e Giorgione è un grande collezionista anche di Patek iniziano a tirarsi indietro Giorgione diceva nella live li andrò a guardare ma se prima un rattrappante a 140.000 euro si poteva pensare di prenderlo a 318.000 euro lo vado a guardare ma poi me ne torno a casa quindi sì, anche sì. collezionisti che prima pensavano di comprare roba da 140.000 euro davanti a prezzi raddoppiati prezzi folli raddoppiati iniziano a tirarsi indietro e a quel punto va bene l'esclusività, va bene i nuovi ricchi, no? nei commenti vedo tantissimi che scrivono eh, il mercato del lusso è esclusivo per i miliardari, tanti nuovi ricchi, paesi emergenti, sicuramente sì, ma davvero ci sono tutte queste persone che possono pensare di acquistare determinati orologi? Bisogna vedere anche loro quanti hanno intenzione di farne perché, se prima nella loro testa avevano idea di farne, non lo so, diciamo 500 o 1000, o quelli che erano, penso più 500 che 1000, adesso potranno farne 250 o 300, che il mondo 300 persone che lo acquistano, secondo me ci sono e quindi hanno guadagnato gli stessi soldi, se non di più, facendo molta meno fatica. E Può essere anche una strategia di questo tipo, visto l'aumento delle materie prime, delle lavorazioni, la difficoltà magari nel reperire personale specializzato e tutto quanto. Hanno detto, se il reseller lo piazza a 300, lo piazzo io a 300, ne vendo la metà e sono già a posto. Ecco, ma, ma un'altra domanda viene... è, ragazzi, ma poi vai Guido. Vai, il... well. A questo punto viene, viene escluso dal, dal giro vendita, perché se per esempio Patec mi mette un orologio a 300.000 euro quando prima lo vendeva a 150 e il reseller lo piazzava a 200, no, sto dando cifre simboliche. Oggi che un orologio sta a 300.000 euro, il reseller può ancora venderlo con un margine oppure al reseller questo orologio non arriva proprio? Eh, questa è una bella domanda e si riallaccia anche ad un pensiero che facevo no, guardando questi prezzi, e cioè un conto era acquistare un orologio a 140.000 euro e... Uh, il collezionismo lo portava a, uh, a 300.000 euro. Ora Glauco, uh, che saluto, ci scrive i 318.000, oggi in Asta diventano 500.000. Probabilmente lo vedremo nelle prossime aste, ma non si perde anche un po' la magia del collezionista che aveva da mettere in un orologio 140.000 euro sapendo di comprare un pezzo che arrivava a costare 300.000 e oggi invece lo deve pagare 300.000 già in concessionario. Perché poi se non arriva a 500.000 e 500.000 iniziano ad essere bei, bei soldi anche in asse. Come diano a 300.000? Attenzione perché probabilmente. Ha messo che te lo diano a 300.000, perché è probabile anche che vai, magari in un concessionario patek in Italia e un orologio del genere non arriva proprio, perché fondamentalmente in Italia a parte pochissime persone, chi lo può acquistare un orologio del genere? Beh, sì, è chiaro. È, dipende anche da chi riesce a comprarlo. Io credo che in concessionario. Eh, arrivino e probabilmente si venderanno il problema però per esempio è che non sono anche edizioni limitate queste eh? non è che è una produzione limitata da, 5, da 50 esemplari a 318 mila euro cioè, è proprio è il suo prezzo e, mh, invece quello lì tutto colorato quell'acquanauto quel col cinturino in il, gomma che che l'istino fa il rainbow che listino fa, ma quello credo che sia su richiesta. Adesso andiamo a vedere perché le pietre normalmente sono su richiesta. Comunque andiamo a vedere, quest'altro per esempio è una, eh, diciamo, una scelta da parte di. Eh, ah, eccolo qua: 214.000. È, è una scelta bello. da parte di Patek che, ehm, in molti, hanno criticato. Ma guarda, ieri girava su internet una foto qua. che, che in, in molti parte. hanno criticato. Ieri Questo girava su foto qui, no? Di come si è evoluto mm -hmm. Patek e di come è cambiato il target di clientela di Patek. Ah, vabbè, sì, certo, certo. Ci sì. no, ci Ci sta. Sarebbe, sta. Dai. Ci sta. E in molti criticavano la scelta di Patek di lanciare sul mercato qualcosa che fosse da sempre assimilato a Rolex, no? ovvero una ghiera Rainbow con le pietre colorate. Eh, io invece sono dell'idea che sia giusto eh, più che imitare, rubare e fare proprie le migliori idee del mercato. Che si tratti di orologi, che si tratti di auto, eh, che si tratti insomma di. Eh, di abbigliamento per dire, cioè, per me va bene che alcune aziende eh, rubino le idee migliori perché no? Mm, non ci vedo veramente nulla di strano. A, a meno che non pensi che siano cose sacre, ma insomma, per me ci sta. Nel frattempo, però, voglio dare un attimo il benvenuto al nostro gran visir che ci ha fatto grande, questo grande regalo. È tutto un gran qui, un gran dietro l'altro è tutto un gran è tutto Beh, un... sei vizier, venuto apposta per vizier. parlare di Rolex di la verità cosa, su cosa stavate gasando gasatori? stiamo Beh. gasando su Patek in questo momento sui listini ora ecco vedi approfitto del, del mitico Gran Vizir per proporgli eh, metterlo davanti Vabbè, a un'evidenza che magari farà, farà discutere eh, e voglio sapere la tua dal punto di vista tecnico. Patek ha ehm, lanciato il Mancino eh, con dei prezzi stratosferici, qualcuno ha criticato il fatto che lo abbia lanciato proprio dopo Rolex, onestamente non, non ci vado neanche a una critica di questo tipo, gli orologi Mancini sono sempre esistiti, c'è però una differenza, una differenza, una particolarità di questo orologio. Se guardi bene... Uh, la finestrella del local time e della data si trova al contrario rispetto invece a dove è posizionata normalmente tra il 7 e il 5. Ma, aspetta, la finestrella del local time e della data, ma la data non è questo contatore qua: alle 12. Quello uh, 12, sì, è? 0,31. Sì, eh, questo contatore qui, no, non è la data. Che, che diavolo è? No, questo qui è, è il conto. È il secondo... Sarà, per, sarà perpettuale, il perpetuale, ovvero quello che ti indica l'anno. Eh, adesso io lo vedo per la prima volta con voi. Quindi, allora, l'1.31 dovrebbe essere la data. Non credo ci siano... Poi c'è marzo, marzo e il giorno. Poi c'è marzo e il giorno. sono le Poi fasi luna. Allora, il mese non ce l'abbiamo qua, giusto? Dico bene? Non, ci abbiamo, no. non abbiamo indicazione del mese allora il 3 e l'anno 1, 2, 3, 4 potrebbe quattro. essere l'anno in quarti perché normalmente hai 1, 2, 3 e il sì. 4 rosso che è il bisestile che è il bisestile Però e poi dall'altra parte, parte hai quello, quello lì bianco cos'è? giorno notte? giorno notte forse sì, eh... sì, direi di sì quindi quello lì sì, è il giorno, notte. ok quindi fin qui ci siamo uh, il pulsante allora normalmente se tu, se tu lo capovolgi normalmente il pulsante quello di start and stop e questo è il rattrappante no? il pulsante e... rettangolare normalmente è ore 2 se vedi è diametralmente opposto no? quindi sta, è un movimento che è stato capovolto è stato capovolto? banalmente, sì. banalmente. Questo, questo volevo dire e volevo prendere ad esempio il eh, diciamo classico rattrappante di eh, Pate Filippo, eh, adesso ve lo condivido un attimo. Purtroppo non riesco a condividere. Comunque le... è orribile. Posso dire che è orribile? Allora, allora Domenico che... ci scrive che è il bisestile. È il bisestile? si sì, si sì, è il quarto. Qua, diciamo, puoi, e... puoi dire che è orribile, però voglio farti vedere che è capovolto rispetto al classico rattrapante di Pate Filippo. È... Uh, e come faccio a farlo vedere? Io mi sa che te lo devo far vedere così. Vediamo se io lo, lo vediamo. Vediamo che volete, succede. Io lo stiamo, così mi capovolgo anch'io. Per eh eh sì. forza, Fazi Luna ma... a ore 12, bisestile in basso io a destra, Pulsante non, a eh, ore 2. Non c'è altra, altra soluzione. Eh? Perché eh, diciamoci la verità, eh, tu comunque. Devi spostare la tige dall'altro lato, no? Facciamo Mettiamo che per assurdo vuoi mantenere lo stesso layout. Sposti la tige dall'altro lato, spostando la tige dall'altro lato, e eh, come fai che c'hai tutti i rotismi in mezzo? Non, 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 non c'è eh, modo. Eh. Ho capito, tigia... ma quando mi chiedi 300.000 euro per un uh, rattrappante mancino una cosina oh, in più me l'aspettavo impari, impari a, a portare la sinistra come fanno tutti gli altri e ti compri questo che è più bello ok vabbè abbiamo la soluzione <ride> non andate a spendere 300.000 euro <ride> 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 abbiamo comunque, la soluzione comunque i, i mancini la, la primo... quanto costa se, se posso se no era abbiamo... richiesta perché è platino ah, okay. però siamo sono sui li... 300.000 insomma no, quello lì classico, diciamo, il vecchio rattrappante. Eh, quello classico, vediamo se, se te lo trovo. Questo qui è il 5373. Vediamo, vediamo se riesco a dirtelo. Intanto, Stefano, che volevi dirci? No, volevo semplicemente dire che gli unici mancini, secondo me, belli, insomma, passabili, sono tipo Paneraio, comunque orologi semplici qui. Ore, minuti, secondi e massimo la data. Ma, e poi e poi la data ma tutti gli altri eh, hanno un effetto strano vedi ad esempio il sì, no? GMT di Rolex che, ha la che hanno voluto mettere la data invertita fa un effetto strano eh, i panerai che hanno due sfere ecco quelli sono belli anche mancini perché non ti, fa, mh, non ti fa strano questo è palesemente un orologio capovolto sì Beh, c'è poco da. Veramente c'è poco da aggiungere. e al contrario, insomma, e intanto sto cercando il rattrappante al listino. E vediamo. Che eh, invece, quando negli anni 60 chiedevi al concessionario Rolex. Un GMT mancino semplicemente ti giravano il quadrante, quindi la data ce l'avevi sempre mm. a ce Avevi la corona. A no, Ma come fai a girare il quadrante? Doveva segare i piedini perché non è simmetrico. ai piedini, la configurazione dei piedini di GMT, sì, tutti. No, no L'unico che potevi fare quel giochino lì, infatti, c'era, era il Lovettone. Perché l'Ovettone aveva il quadrante cosiddetto scatolato, era immaginati un coperchio di un barattolo. No, ah, okay. come anche i Lady sui Lady lo puoi fare no, lady, già, i ma... quello lì era tipo un coperchetto allora lì te la puoi giocare come vuoi puoi fare anche un puoi metterlo anche di, di sbrisco, come si suol dire un drive watch no quelli che, che ha la corona 12 quindi comunque ne ho, visto visto di, di, ne ho visti di anche 1675 mancini quindi dici che segavano i piedini direttamente oh, sì. Li segui, poi o vai di biadesivo se no li saldi, però in posizione diversa. Sì, certo, andare dei piedini dietro a un quadrante non è cosa semplice, soprattutto con le tecnologie. E poi, attenzione un attimo per fare il GMT Mancino con la data, diciamo così a ore 9. Perché hanno cambiato? Aspetta, la data a ore sì, a ore 9. No, ore 9 sì. Hanno dovuto stampare un disco data invertito perché se tu utilizzassi il disco data eh, tradizionale Le questo, il numero esatto, al contrario e invece la selezione com'è? Eh, il disco data rispondiamo non... a Rasti Herz Culture Banyu, Shit King of Betting eh, li vedremo, sì, aspettando 5-6 anni 8 anni in lista, però li vedremo tutti, <ride> tutti gli orologi Voglio, voglio specificare un punto: è eh. gli orologi escono a listino dal concessionario. Vi do questa notizia, in alcuni casi <ride> in poco tempo, in alcuni casi aspetti 20 anni, però tutti gli orologi escono a listino dal concessionario. Sembra una bomba, eh, però confermo, confermo: sta parlando e di Dici buongiorno, mi date un Daytona, magari te lo do. Passi tra 16 anni, però c'è però c'è, però un giorno uscirà allora tornando invece a uh, le nostre uh, elu elucubrazioni e speculazioni uh, su Rolex come dicevo all'inizio di questa live questa mattina ci siamo svegliati con questa notizia bomba che poi è stata presto smentita, no? questa circolare che già per sé conteneva eh, degli errori ortografici che gridavano naturalmente fake, eh, ma io, da buon giurista, ho voluto approfondire perché, eh, ripeto, di sicuro ci sono soltanto le tasse e la morte e ho trovato delle informazioni simpatiche, ho trovato delle notizie simpatiche che quella circolare fake in realtà sfruttava. Perché qual è la notizia? La notizia è che ad agosto... Uh, il, um, uh, uh, il Federal Council del governo svizzero, ora non so, non conosco bene la Costituzione svizzera, quindi mi perdonerebbe. Il, 20, il cioè. Federal Council, che cosa ha fatto? Adeguandosi a quella che era una proposta della Commissione europea, uh, ha proposto e non sono riuscito a trovare gli atti del Federal Council, quindi non so dire se questa proposta poi si è concretizzata in qualcosa di vero, ma comunque c'è una, una notizia a riguardo e adesso vi dico. Quindi in adesione alla proposta della Commissione europea ha proposto appunto di tagliare la produzione del gas del 15% da ottobre 2022 a marzo 2023. E questo naturalmente è quello che riportava proprio la circolare Rolex, perché questa circolare fake, ripeto, ehm, rivolgendosi proprio al, alla proposta del Federal Council, quindi era studiata abbastanza bene, salvo poi commettere quei due errori grammaticali veramente da asini, eh, diceva, attenzione, ci adeguiamo alla proposta del Federal Council da oggi, eh, ottobre 2022 e fino a marzo 2023. A causa della riduzione del gas imposta dal governo, eh, dimezzeremo anche la produzione. Cosa che, sinceramente, eh, non mi ha sorpreso all'inizio, semplicemente perché Rolex, come dicevo prima, eh, non è nuova a comunicazioni, a circolari. Durante il periodo Covid, eh, Dufour ha pubblicato una circolare con cui spiegava ai dealer che la produzione sarebbe stata interrotta per dieci giorni. Insomma, niente di straordinario. Di straordinario c'era soltanto il fatto che in una circolare Rolex eh, ci fossero degli errori. Però, appunto, indagando la notizia in realtà è parzialmente vera. Che cosa significa? Significa che se il Federal Council avesse davvero Uh, imposto una riduzione del gas da ottobre 2022 a marzo 2023, come ufficialmente è stato proposto, Rolex, che ha sede in Svizzera, si deve adeguare come tutti gli altri. E se deve ridurre i consumi, probabilmente significa anche ridurre la, uh, la produzione, ridurre eventualmente le consegne. Certamente niente di nuovo sotto il sole. I listini continuano ad aumentare, continueranno ad aumentare come sempre è stato anche quando non c'era la guerra, anche quando non c'era il Covid, come sempre e le consegne probabilmente saranno eh, sempre le stesse o comunque eh, diminuiranno, oppure potrebbero aumentare, insomma, eh, come abbiamo sempre detto sono appunto speculazioni. La notizia è però che quella circolare in realtà voleva o uh, sfruttare una notizia vera uh, per gioco, per, per, per scherzare, insomma, qualsiasi motivo, io dubito che una circolare vera o falsa possa cambiare le sorti del mercato del lusso eh, quando in realtà eh, di mezzo c'è una guerra, c'è una grossa crisi energetica. Insomma, non è che se esce una circolare vera di Rolex... La gente trova i soldi, li prende da dentro al materasso e va a mettersi in fila. Se i soldi non ci sono, non ci sono per nessuno. Ehm, ma poi, quindi... altro se fosse stata vera, fosse stata vera anche tutti, tutte le altre aziende svizzere si sarebbero dovute adeguare. Quindi, un abbassamento della produzione di Omega, di Zenit, ma anche di aziende più piccoline, come per esempio Squal. Ora c'è una piccola notizia a riguardo, e questa è una notizia vera. Che ho verificato come le altre di cui stiamo parlando, e cioè che Rolex per risparmiare, spegnerà le insegne degli stabilimenti. Questa per esempio, è, una, è una notizia vera. Ora è una, è una sciocchezza fa sorridere, però è indice che c'è effettivamente una certa attenzione no? a quello che sta accadendo e a quella che è la crisi energetica. E se Rolex spegne le insegne per abbattere parte dei consumi, insomma non è così peregrino pensare che possa anche chiudere alcune ale eh, del, degli stabilimenti. Ora, non so naturalmente come funziona, ripeto, eh, sono tutte speculazioni, però insomma dietro quella notizia, no? dietro quella circolare falsa, c'è qualcosa, di, qualcosa dietro, qualcosa che, che si muove. E quindi volevo sapere da voi eh, qual è il futuro nei prossimi mesi, eh, che, 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 verso cosa potremmo andare incontro a questo punto. Parlo di Rolex, come diceva Guido, la situazione è caldissima, lo zio mette giustamente un, un guanto da forno, eh, se così fosse o comunque se si punterà a risparmiare lo farà Rolex, lo faranno tutte le altre dubito più, secondo me è una situazione un po' inverosimile ma banalmente perché mh, finirebbe a crollare tutto il fatturato di queste aziende a partire da Rolex a Cartier a Omega che sono le, le tre più eh, con maggiore fatturato con maggiore numero di orologi venduti io voglio sentire il gran visir che ne sa sempre una più del diavolo Secondo me questa circolare eh, allora è talmente un fake, è talmente fatto bene che domani uscirà quella ufficiale di Rolex. Perché... <ride> non mi meraviglierei mai voi. Esatto. L'unica eh? cosa che mi ha meravigliato, che mi ha fatto diciamo mh, dubitare che fosse un fake, è il fatto che Rolex ti avvisi perché Rolex lo fa e non te lo dice. cioè nel senso il fatto di. Posticipare di 4-6 mesi, mi pare ci fosse scritto una no, roba del genere circolare, il fatto di allungare di 4-6 mesi le consegne, Rolex lo fa senza avvisarti. Quindi stamattina mi sono detto: Ma strano che stavolta ce lo dicono pure. Ma Glauco, non fa una cosa. Scusami piega, Stefano. Glauco dice che Rolex lo fa per, ris per rispetto potrebbe anche essere in realtà la fonte è Bloomberg dove la eh, portavoce della compagnia Virgin Chevalier dice Rolex si aspetta un incremento delle bollette dell'energia quest'inverno non mi sembra insomma che il problema sia il rispetto eh. almeno parlo di Bloomberg poi anche non se in generale Rolex molto molto nell'economia generale della bolletta Rolex eh, lo spegnimento dei segni, magari sai, ah, non lo so <ride> sono più 30 euro al giorno che possa fare la differenza. No, ma non vorrei che la portavoce perché quella è la portavoce a meno che Bloomberg non si inventi le notizie, però direi che qui eh, anche mio nonno, se avesse le ruote, sarebbe una carriola, ma Beh. non lo era. Uh, questa è la portavoce di Rolex. Ora non vorrei che, bene, che si sia limitata eh. a dire, non vorrei che si sia limitata a parlare delle insegne, ma magari dietro ci sono anche ulteriori risparmi che non stanno lì a spiegare. Eh, eh, però è un, è un fatto. Insomma, eh, Virgin ci racconta che eh, insomma, però si innamorerebbe di Pedro. Tu mi fai eh, quel furbone di Pedro. Che cosa ne pensa Pedro? Pedro ha detto che anche lui spegnerà la sua insegna per, eh, per cercare di risparmiare un po'. E come gli parlo di insegna diventa cattivo come un serpente. Non lo lasciamo accesa, Pedro. Spegneremo le luci, ma terremo accesa la tua insegna. No, lo fanno probabilmente per, come ha detto anche Grauco, per una questione che unisce tutto, secondo me, rispetto e tutto quanto. Ma diciamo che nel loro. Nella loro somma di spese, nel loro bilancio credo che le insegne siano una goccia nel mare. Dopo ci sta comunque che eh, le compagnie sane, le compagnie comunque che hanno molti utili e che se la passano bene, diano anche per loro per prima il buon esempio, al di là di tutto, ecco. Come dice anche qua, pensato a quanto spendi in pubblicità e sponsor, eh, sì, decisamente penso che lo facciano per dare l'esempio, ecco. Comunque sono cose che si possono evitare. Le luci saranno scontente le falene che sono a Ginevra, credo. Mi manca... eh, se fossi una farfalla, devo andare davanti a un lampione se c'è quello Rolex. Insomma, eh, sono anche un po' più no, voglio dire, piuttosto che andare da quello che fa il kebab, dico: vabbè, a sto punto, cioè, a questo punto. andare dalla pizzeria del Kebab sì, Barlo l'insegna Rolex. Goparo, Rolex eh, insomma. Io me le immagino le, fa le falene che vanno davanti alle insegne Rolex per status. No, non ma io soltanto Rolex. Eh, <ride> eh ragazzi, io vado, vado dalla luce della Rolex, eh, eh ciao. Figa. Gravisir, Alberto ti bacchetta, eh, ma di che... Perché parli di Rolex ma moderni e eh, no, non ti compete? Eh, purtroppo qua bisogna gasare con quello che c'è. Però, allora, per uh, parlare di ciò che mi compete, volevo rispondere a all'amico Domenico Maffei che chiede come, come fare quando si accavallano le spire su un seico oh, e aspetta, qui ci ti... <ride> stiamo parlando citerò il grande questo è un questo aneddoto eh, che vi racconto prendete nota citerò il grande maestro Tarabella il grande eh. maestro Tarabella eh, durante una sua apologia del seico eh, disse il seico è Oltre a non rompersi mai l'asse del bilanciere, e questo è vero, anche perché è grosso il doppio rispetto agli orologi normali, poi infatti hanno un'amplitudine bassa, comunque va bene. Hanno un altro vantaggio. Quando l'orologio corre e che si accavallano le spire, sai come si ripara? Lo butti? Lo prendi e lo lanci dall'altra parte della strada con tutta la violenza che ha in corpo. L'urto farà sì che le spire si rimettano a posto. Quando lo e vai tutto indistruttibile, sai, quello orologio del muro Ma lo sai che mi è capitata questa cosa? Ed... Mi è capitata anche a me questa cosa Questo è un aneddoto del maestro Tarabella eh? quindi se, se poi succedono dei disastri parlate con lui, io declino A me è capitata che si accavallassero le spire della, della spira del di Grauco ha detto che sua moglie gli spegne la luce durante la doccia, ma perché poi entra anche lei in doccia? Lui eh, adesso è un briccone che non lo vuole mica dire, ma è eh, in fascia protetta, siamo in faccia eh, protetta. Poi cadono le saponate, io non conosco cose strane. Allora, eh, abbiamo esaurito i commenti, leggiamo qualche commento. Cerchiamo ma di vorrei, vorrei fare notare che se vedete delle luci. Nella televisione dietro di me sono ben tre, eh, sia chiaro che lo faccio per ostentare la ricchezza, comunque. Cioè, voglio far vedere. <ride> io, ho fatto fatto eh. io ho sempre fatto i collegamenti buio, io ho sempre fatto collegamenti dalla cripta qui nella penombra, anche in tempi non sospetti. E quindi ho lanciato una moda e voglio le royalties su questo, eh. Comunque, eh. se come vogliamo parlare di status, ho la lampadina incandescenza, ecco. Eh. Vabbè, Guido, ma cioè, voglio dire, oh, frate, è grande eh? eh. O oh, solo. Allora, allora io vado, vado un attimo a vedere i, i commenti. C'è Edoardo che butta: Che ne de pensate del Daytona Paul Newman, Sì, Proprio a bruciapelo. Una domanda terribile. Proprio. Ci vuole una puntata dedicata, anzi, più puntati dedicati. Ci vuole un canale. Dire, ma, eh, insomma. Allora, allora vediamo intanto tantissimi che sono intervenuti eh, ho dimenticato di salutare, mi perdonerete. Nicola, mentre voi parlate di crisi, il mercato mondiale anche quest'anno chiuderà molto bene. Le case madri di molti brand vivono un momento di occhio mentre noi pensiamo all'inflazione loro pensano a quanti ricchi gira alto spendenti girano nel mondo. Io no. non, non faccio parte di questa categoria, Nicola. Non eh, hai lampadine il... alogene in casa. No, io ho una, un faretto a LED qui l'avrò pagato 5 euro. No. Ci vuole l'alogene l'alogene è ostentazione di ricchezza adesso. <ride> Se passate davanti alle case adesso, dove vedete la gente che ha le luci nel giardino, quelli quella è la gente che si va a prendere il patè. Che non abbiano il fotovoltaico sopra, però. Eh, perché, okay. eh, ecco, no, no pannelli. Non, pannelli. non vedete i pannelli, volta. quelle vecchie luci anni 80 con la boccia di plastica, con la lampadina dentro da 120 watt che costa come una Ferrari F40 da mantenere. Che tutte le Noi volte, volte che clove va in corto. Eh, zione, tu a che ora vai in live? Io alle 9. Io vado alle, alle 9, 9 prima... Prima mangio e bevo, così dopo sono più, sono più caldo. Senti, eh, di che si parla questa sera in live? Da te, io stasera rispondo alle domande e poi vorrei dire anche la mia. Visto che me l'hanno chiesto, non ho fatto video dedicati perché non ci sono andato. Sul ma sul vuoi non ci sono andato, quindi parlerò un attimo del, dell'orologio di Marco Bracca, quello che penso vedendo. Quelle, quelle foto, quei video che sono stati visti eh, da tutti, poi però insomma volevo dire okay. la mia. però Ripeto, non essendo stata la manifestazione, non ho potuto fare come faccio solitamente: un video dedicato perché ero a Gonzaga. Quindi tre parole, dopo rispondo alle domande. Visto che siamo alle nove, la fascia un po' più un po' più avanzata quindi faccio vedere non lo so magari anche una scella cose così certo? mi raccomando il non te lo dimenticare che ti scorro sempre qua l'argomento sì, sì, è caldo sì, sì. Io, io tiro fuori la teglia dal forno e sono prontissimo mi raccomando E invece rosario è stato al vuoi al Watch so vitali uh, uscirà un vlog probabilmente già domani venerdì alle 20 e eh, uh, vi anticipo che gli è piaciuto molto, ci racconterà diverse eh sì, cose eh. molto interessanti. Cioè, era con me, era con me era, che con, te, era con te, cioè, si pensava insieme, piaciuto, tra eh. l'altro mi ha raccontato che avete incontrato due o tre persone veramente molto interessanti, cioè. ce ne parlerà nel suo, nel suo vlog. Detto questo, noi eh, la nostra mezz'oretta abbondante l'abbiamo già esaurita. Abbiamo detto quello che si poteva dire, non abbiamo detto tante cose che avremmo invece voluto, eh, a questo punto ehm. vi ricordo di collegarvi sul canale dello Zione La Vita secondo lo zio. Paul alle 21, perché parte la Super Live qui <ride> in, basso, in, realtà, oh, qui in, in basso. basso, mi raccomando. E eh, noi invece ci vediamo nel video di domani, venerdì, come ogni venerdì alle 20 per i nostri soliti discorsi sugli orologi. Grazie a tutti, grazie ai nostri ospiti come sempre e ci vediamo in una prossima live. Ciao a tutti, sigla.